Eccoci qua ragazzi, finalmente le ho volute da tanto tempo e rieccole qua, non so se le aspettate, ho messo pure troppo alto. Allora ragazzi, ne volete questa sera una della persona, la personificazione della visione degli anime. Ha visto migliaia di anime ed è in pari dal 1815. È bionda e il suo nome è Marta. Ciao a tutti, 1800, ma quanti anni c'ho, Non scusami? lo so, tu hai visto troppi anime, infatti sei la personificazione dell'otaku. Sono Ma io la la prossima che faremo pastiera, entrare la troviamo qua dentro? Vediamo. proprio una croce sopra con questo manga. È lei, la donna detta Gashakuta, no, non si sa mai Oramai come si verrò chiama. ricordata per quella che ha saltato all'annuncio. Ciao Non replicherò. Martina, Ciao belli, come benvenuta. state? Questa è la Mamma. vostra trasmissione. Io sono qua solo di passaggio per farvi questa presentazione cringissima che La presentazione sinceramente. è molto alla Eye of the Tiger, ero terribilmente commossa, tipo. Com'è? Si chiude? Ho Sì, visto che fra l'altro avete la live anche con Posocco, e devo sistemarlo entro Composti. domani, mi sa che l'ho rotto. No. No, no. Per fare il coglionazzo con voi, mi sa che lo... ma dopo lo sistemerò sicuramente. Domani Comunque, va. Ale, prima che te ne vai, devo fare una cosa. Dimmi, Cioè, dimmi. non posso, non può non No, esserci è andato. Alessi. Se n'è No, andato. l'ho Cosa è gonfiato in successo? live. Niente, era, non facciamo live da 700 anni, l'ho sgonfiato e l'ho Dal messo sotto il letto. 1815 non facciamo live. Sei mummificato. No, Marta, aspetta, è più simile all'alieno meme. Hai presente adesso quel coso che hanno fatto vedere che è diventato un meme? In cui c'è Questo l'alieno sempre. è vero, è vero, è vero, è vero. È quello, è quello. Mi muto e Martina, coso. qual è allora il vostro Dimmi. programma? È molto ben settorializzato. Voi volete fare qualcosa che richiama al passato, no, no, al Sì. 1815, Al però 1800, pensi, sì. alla vostra infanzia, All'annata diciamo. d'oro. No, sì, più che altro perché pensandoci le altre live che avevamo sempre fatto, la maggioranza di quelle che avevano riscosso successo erano quelle sui feels. Se avessimo ascoltato la cosa, vi facevano ballare il canale perché sennò ci sarebbe stata quella delle possibili sigle dei cartoni, ma ci sono i copyright e non si poteva fare. Però appunto ha detto facciamo i feels. Dopo Marta ha anche detto vabbè, ma invece di stare solo su anime o manga, perché non ci aggiungiamo, facciamo la triade, facciamo videogioco, anime, manga. Quindi Quello come che volete. funziona? Funziona che vi proponiamo ognuna un anime, un manga e un videogioco che per noi sono particolarmente nostalgici. Non sarà sempre così, cioè più che altro puntiamo a fare un po' di curiosità, un po' a raccontare come l'abbiamo conosciuto, così. Quindi fare una cosa di questo genere Sì, sembrava sì. un qualcosa di interessante per quello. Assolutamente sì, soprattutto vedremo Marta alla regia, ora Esatto, che... per ora sì. Ragazzi, spero di non far saltare in aria Anime Click. Abbiamo degli ottimi precedenti di Marta alla regia, quindi perché Vabbè, io vi sì. lascio da sole, domani spero di ritrovare No, Ale, il canale. non ci Ale, tu guardaci, lasciare. sì, sii fiero di noi. assoluta Canale chiuso. fiducia. Ragazzi, è tutto vostro, tra l'altro stasera fate proprio amministratrici, quindi avete completa la bandiera della Possiamo bannare classe. tutti quelli che vogliamo. Potete fare quello che volete, Che potete bello. invitare tutti quelli che volete, poi il canale si banna, poi è finita, niente Lucca, tutti insieme, però vabbè, quello è un altro Io discorso. non vedo l'ora, cioè è proprio come farsi odiare da falciatore. Van. No, 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 ragazze, in Sarò bocca al lupo, attenta. divertitevi, l'importante è che vi Grazie, divertite davvero. Buona serata. Io vado a viva. fare una cosa Grazie leggera come la prima riunione di Lucca, che è una cosa che finirà molto mille. male. Buona Insomma, fortuna, buono, Ale. buono. Dai, Le riunioni di dai. Lucca si cominciano a Buona fare. serata. Ciao, ciao a Ciao, tutti. ciao Ale. Oh, benissimo. Non è ancora Aspettiamo uscito. che. Aspetta. Così possiamo sparlare di lui come si Eccoci deve. qua. Ok, L'ho oh, finalmente possiamo levato, ciao sparlare. Ale. Vai via, non ti permette. Dicevi Ale? Non lo so, ok, ma tutto bene. Niente, è stato un saluto. Oh, quindi questa è la live per far bannare New Click, giusto? Sì, abbiamo già cominciato sbagliando metà della roba che dovevamo fare per portare il materiale, però Shh,
Bello della diretta. L'importante è che StreamYard funzioni sempre come siete. Comunque, Alessandro è rimasto frizzato. Vabbè, ok. Facciamo finta. Facciamo finta di niente. Allora, raga, come ha detto Martina prima, questa sera si piange. Perché? Perché capiremo quanto saremo invecchiati, più o meno. Esatto. No? Male. Male. Non è vero. Non si invecchia mai male, ma invece sì, comunque. E quindi direi, Marti, che facciamo? Iniziamo coi manga o coi... Iniziamo coi manga, vai. Iniziamo coi manga. Vai, così prego. Poi andiamo, ci carichiamo con gli anime, direi che i videogiochi esplodiamo, tipo, come esatto, cosa. Più o meno sì. Allora, vuoi iniziare tu, inizio io? Vai, inizia te. Allora. Vai. Dunque, dovete sapere, era Marta quella che aveva le immagini, ma dopo. Però già è tanto che mi ha salvato le immagini questo PC, perché lo devo buttare praticamente. A forza di usare OBS si è fuso. È fuso completamente. Comunque allora, che bello, Marti. Posso riutilizzare gli occhiali? Tutti gli occhiali. Gli occhiali sono di là e non lo so, magari li sto usando il mio ragazzo. Ma... Ecco. C'è Max, ciao Max, da quanto tempo? Ma guardalo che adesso è su Twitch, guarda com'è carico. Infatti sì, Max ciao da 71. No, non è una gara sulla vecchiaia? No, è più proprio una gara sui ricordi, così, anche perché avevamo fatto veramente tante live quando usavamo il nostro canale, e tipo la serata delle carte che avevamo in casa fra Pokémon e Compagnia Bella fu un successone, quindi fare la serata Fils ci sembrava un'idea carina da riportare su anime e click. Allora, condividi, me lo devi accettare, ma dovrebbe... Ok, aggiungi al palco. Ci wow, siamo? Incredibile. Martin, prova sì, a grande. Sì, sì, sì. No, non potete capire momentaneamente la gioia che abbiamo. Che bello, non funziona! Non potete capire, perché arrivare a 5 minuti che c'è il casino. Vabbè. Vai, Simo, confidiamo in te per le clip. Sì, mi raccomando. Sì, sì, ovvio, ti sei già persa la clip in cui io fingo di essere l'alieno meme che incarta Pecorito e mentre Marta gonfia l'alieno. Va bene. Allora, ragazzi, questo qui è il mio. È il mio manga Fils che vi porto stasera. Ci sono più o meno tutte le mie possibili crush dentro di Greyman. C'è la mia più grande sofferenza. Madonna. C'è la mia più grande sofferenza del mondo, ovvero il fatto che... Non vedrò la vera fine io di questo manga, probabilmente. Forse la vedranno i miei nipoti, ma io non avrò figli, quindi nemmeno i miei nipoti lo vedranno. E, ragazzi, allora, per chi mi dice, oh, c'è stato anche l'anime, sì, ma non, raga, il manga, fuori scala. Il manga è il manga, cioè, ha tutti gli elementi che ci possono essere proprio della vecchia guardia dei manga. Parte nel modo più stupido del mondo, perché il nostro protagonista sembra quello che ha il potere sbroccato, ma non capisce niente, non lo sa usare. E lo stesso villain, che sarebbe questo conte del millennio col design più stravagante di questa terra, lo stesso villain tu dici, no vabbè, dai, è una presa in giro, chi è questo? Nel senso, parte con le premesse stupide per poi diventare qualcosa di veramente fantastico. E anche solo per i disegni e anche solo per la profondità una certa a cui si arriva. C'è una delle mie parti preferite in assoluto, che c'è una battaglia. Io, senza che vi stia a dire nulla di assurdo, ma secondo me quella battaglia può essere la battaglia che ha ispirato molto lo stesso autore che ha scritto Jujutsu Kaisen. Perché è una delle battaglie centrali, è una battaglia in cui dura parecchio e ci sono una lunga serie, come dire, di sacrifici, mettiamola in questo modo. E Ma la battaglia di Jujutsu Kaisen, quale intendi? Quella spoiler? No, in generale, anche perché stiamo parlando, adesso c'è partito l'arco di Shibuya, okay, ragazzi, sì. Sta durando ancora e... È bellissimo pensarla in questo modo, fra l'altro che c'è questo arco gigante che è anche l'arco centrale finale, ma allo stesso tempo questa battaglia che c'è qua in The Greyman, per non farvi troppi spoiler e invogliarvi anche solo a recuperarlo perché merita anche solo per dove è arrivato,
È una parte bellissima anche perché lì dopo ci sono tutti i personaggi che usano i loro poteri e li usano addirittura come se fossero dei poteri complementari e ci sono delle scene che sono veramente meravigliose e pensarla che è partito dai presupposti di questo manga più stupidi e si è arrivati lì, meraviglioso. Cioè, tra l'altro nella battaglia ci si fa anche una gran giocata sul tempo, sul potere del tempo ed è una cosa... Cioè, per me è stratosferica quella parte lì. E questo qua è stato uno dei primi, fra l'altro, che io ho scoperto tramite l'anime, perché l'anime all'inizio prometteva bene. In più, perché co come può queste opere, come possono conquistarmi? Qual è l'ambientazione? Chissà quale sarà mai alla L'ambientazione fine. vittoriana, raga, l'ambientazione vittoriana ero già stata comprata, cioè c'ero già io lì coi soldi da bimba, per favore, mi date il manga, tutto, prendo tutto. Grazie, A porto anche il posto. cartellone a casa. E quindi sì, ragazzi, è veramente bello. Fra l'altro, c'è una signora crescita del protagonista e dei disegni. Notate quanto è bonazzo. Comunque, e fra le altre cose, appunto, qua, ma che bello, brava Marta, che prendi queste immagini, ma non starò a spoilerare. Sì, ambientazione gothic vittoriana. Sì, sai, io ero a comprare Martina Bonazzo. Sono sempre io. Se c'è scritto Bonazzi, di solito sono io quella che fa o storie o robe del genere. E quindi Stranamente. sì, no, sì, sono sempre io. E quindi sì, insomma, ragazzi, allora, questo qua a me ricorda proprio, non so come dire, la nostalgia ma da infanzia, anche perché The Gray Man, più o meno, è speculare a Soul Eater. Sì. E quindi nel momento in cui c'era già The Gray Man che comunque spingeva, uscì Soul Eater ed è stato quello che ha conquistato, perché molti con il primo capitolo di Soul Eater ipotizzarono che Okubo avesse copiato l'ambientazione gothic vittoriana, perché inizia in un'ambientazione che sembra gothic vittoriana, che in realtà poi non è così. E quindi io sono stata incuriosita da Soul Eater solo perché io già ero fan, una grandiosa fan di The Gray Man, quindi per dirvi com'è stato tutto il gioco. Killua, va bene, Ovviamente, cioè Protipoor, non avevo io dubbi non. che uscisse, ma Marta uguale Killua, sì ragazzi, quello è un problemone, ma sono guarita, sono mezza guarita forse, non è vero. Comunque, ovviamente, cioè, immaginavo tutto questo, Martina, conoscendoti bene, Sì, beh, ma io. Vabbè. ovvio. E poi dove siamo andati a parare? A Okubo, ovviamente. Ragazzi, no, stasera vi sto dando sostanzialmente delle curiosità su come ci sono arrivata e sul resto. E soprattutto io ripeto, se avessero The Gray Man è un altro di quei di quelle opere che secondo me è uscito nel periodo sbagliato, con l'animazione sbagliata, è tutto stato nel periodo sbagliato. Questo Perché oggi se sbagliato. io, sì, se io parlo di The Gray Man, la gente non ne fa. Che senso? All'epoca, fra l'altro, alle prime fiere mi ricordo che andava un sacco il tatuaggio di Allen, cioè Sì, il me lo tatuaggio, poi sul ricordo. marchio, sull'occhio, tutte queste Sì, cose qua. sì. Però è stato un periodo troppo sbagliato. Fosse uscito in un altro periodo, secondo me avrebbe fatto molto più successo e molta più gente ne starebbe parlando. Però, ragazzi, ci sono io che ne parlo. Io basto per Tanto tutti. queste live servono a questo, anche per Sì. ricordare manga che nessuno ti ricorda, oppure farli Incuriosirvi scoprire, anche su. incuriosirvi. Sì. Poi io e Martina comunque, come al solito, siamo gli opposti, siamo i poli opposti, quindi veramente abbiamo una visione a 360 gradi e non saprete dove mettere le mani, probabilmente. Esatto. Ma Marta, ti devo fare una domanda io prima di che tu parli del tuo C'è solo manga. Era un. l'immagine. Marta, sono... no, te l'avevo Sì. chiesto. Sì, raga, è così che funziona. Allora, mentre Martina ha fatto tutto il preambolo meraviglioso, fantastico, io sono Sì. una sempliciotta del cavolo. No, Io ho Marta. scoperto, io ho scoperto questo manga perché ingenuamente, allora, prima di tutto, vi parlo di una Marta di 12-13 anni, più o meno, quindi non era proprio infanzia. Io che cosa ho fatto? Ho scoperto verso gli 11-12 anni che prima gli anime sono manga, nascono come manga e quindi ho scoperto tutto il mondo. E quindi che cosa ho fatto intelligentemente con la mia suprema intelligenza? Ma chissà se esiste un manga che si chiama come me. Così. E quindi ho trovato Mar, che non so Arrivo se... che sto, volevo Vai, condividere, ma parti! me lo faceva condividere, me l'ha fatto condividere, non me lo faceva condividere in questo modo, quindi adesso faccio così. Sono
Ragazzi, allora per noi è normale, soprattutto un miracolo che io non abbia problemi col microfono, perché sennò di solito ho Non lo sempre dire, non problemi lo dire, non lo col dire. microfono. Allora, vai Mar, ti trovo Mar e condivido. Ah, È già fatto. perfetto, raga! Madonna, Guardate se siamo questo bravi, bonazzo se di siamo bravi. Ghibra! Che fra l'altro posso dire che mi ricorda un pochino Final Fantasy. Cioè, nel senso, Un un pochino. Dimmi, pochino dimmi che si sono tanto. ispirati, dimmi che si Sì. sono ispirati. Perché praticamente parla di Ginta che lui sogna tutto. Appunto, raga. Sì. Sì, si sono ispirati. Sogna questo mondo dove ci sono, dove possono usare le magie, ma più che altro loro possono utilizzare degli oggetti incantati. Si basa tutto intorno a quello. E che possono fare appunto gli oggetti incantati sia maledizioni che magie, ok? Ok. E niente, lui sogna questo mondo. Ciao Giulia! Sogna questo mondo e diciamo l'unica a credergli è quella ragazza lì dietro, che è la sua perenne cotta. La incontra, devo fare sta domanda, la incontra cadendo dal tetto di una chiesa dentro la chiesa? Accidenti, No, non va bene. non spoilerò, però alla fine lei è l'unica che ci crede, però alla fine si viene a scoprire che questo mondo che in realtà sogna esista sul serio e quindi parte tutto. È un manga per bambini, nel senso per ragazzi giovani, Ma la nemmeno vedo solo io troppo. la citazione anche a Shaman King con l'arma, con la faccia. No, è una citazione a tutto, è per quello che lo amo, perché è bellissimo. Ci sta, ci sta. Poi Martina ha citato Shaman King, che è il mio manga preferito di tutti i tempi, e ovviamente io mi sono Perché mai lo innamorata faccio? vedendolo. Perché mai lo faccio? Ovviamente io e Martina ci conosciamo bene, Sì, noi vabbè. parliamo per Entità punti unica. fissi. Esatto, entità unica. Io ero sempre innamorata di Ginta, cioè veramente il classico ragazzoccio stupidotto. E io ero super mega cotta. E niente, diciamo che secondo me andarlo a recuperare adesso perde un pochino. Ci sono degli archi veramente fighi, cioè degli archi comunque sono pochi volumi, però ci sono delle parti veramente belle, altre si perde un po' il manga, però secondo me merita di essere recuperato e magari ristampato, speriamo, perché l'ha portato in Italia la GP Manga, poi ha fallito e quindi niente. Quindi io spero che Madonna, qualcuno lo guarda, riporti. allora, io sicuro Marta te lo facevi, non so, a proposito di Fils, quando da bambini si guarda, bambini, ragazzini, sta roba qua, si guardavano sti manga, gli anime così, a una certa partiva, faccio anch'io il mangaka, vado anch'io a disegnare. E quindi Inizia a iniziavi a disegnare. disegnare, sì, e quindi iniziavi a disegnare i capelli così, perché se li notate, sti capelli, cioè, li avete a priori, gli occhi, raga, gli occhi, guardateli qua, quanto chiamavano che tu li disegnassi in sto modo, no? L'unica cosa di cui io mi stupisco è che il personaggio non ha tipo le braccia come ci immaginavamo che fossero i muscoli guardando Dragon Ball, in cui avevi delle palline attaccate una all'altra ed erano il braccio perché doveva essere muscoloso, stare così, no? Diciamo anche perché è un pochino più vecchio, eh? Però Sì, è più sì, cioè giovane quel manga, ragazzi, però è ragazzi, bellissimo. lo Però stereotipo c'è. io lo consiglio a chi è piaciuto tanto Zatch Bell. Ah, vero, ci sta. Sì, che porca miseria, vogliamo ristampare o Zatch Bell o Guru Guru? Grazie, prego, grazie, Così arrivederci. possiamo tornare a disegnare tutti insieme questa cosa. Anch'io Guru Guru, magico voglio mondo, provare a guru guru. ridisegnare l'occhio, ragazzi, era questo archetto e ci facevi dentro la bollicina e voilà. Mangaka, play. Manga. Sì. Allora. Comunque non è male come lettura, ovviamente non vi immaginate chissà quale manga innovativo, è un misto di roba, molto piacevole la lettura, un buon passatempo, un ottimo modo per ricordare gli anni 2000, quindi ve lo consiglio. Ah, e un'altra Sì. cosa che non ho detto, Mar, appunto, scritto con i due puntini sopra, eccetera, eccetera, come scritto nella copertina, è Vuoi diventato che il mio ti rimetto la nickname. copertina? Perché No? È diventato il mio nickname quando facevo i disegni. Che ti sentivi poi. la prescelta, Marta, Marta. Esatto.
Marta, capito, cioè. Ma poi, cioè, immaginiamola, no, un attimo, anche la pettinatura della tipa che te devi avere così, mai Sì, giù i ciuffi. così, Se io non così. avessi Aspetta, no, lo devo fare, aiuto. Ah, mi sta cadendo la cuffietta, mi è lì caduta. c'erano proprio le vibes di Aerith che ti chiamavano a distacco A al me, binocolo, no? o della tizia di Yu-Gi-Oh, non mi Fantasy. ricordo come si chiama No, la Fantasy. carta. Ah, Ah, no, giocavo. anche la maga nera, La maga nera, sì, giovane maga nera, tipo. giovane waifu, no, non è No, da dire. si può fare? Dio mio, che schifo. No, Comunque, no, andiamo no, no, avanti. bisogna provare con i bigodini, con qualcosa, perché loro hanno le punte, non so Guarda, perché. sappiamo che cosa fare la prossima live. Ti prego. Esatto. Altro che Vengo a Anime casa Kids da Marta Night. e mi faccio fare le acconciature manga. Madonna, ma qualcuno ha mai tentato sta roba, l'acconciatura Secondo di me anime sì. manga in una live? Ma lo Ci facciamo, starebbe. Marti, lo Va bene, facciamo con i nostri capelli, compriamo un sacco di lacca, un sacco di bigodini, un sacco di forcine. ok. C'è uno che seguo che fa dei reel, che imita tutte le pettinature, soprattutto dei personaggi di JoJo. Oh, che figata! E fa tutte queste pettinature, sono bellissime da vedere. Adesso Esatto. dopo cerco come si chiama, così se Te la ve lo metti volete nelle andare a vedere. storie. Esatto, devo ritrovarlo. Se lo trovo bene, se no, ragazzi, tornerà da me. Tornerà da me. Anche. Adesso telefono, ascolta quello che sto dicendo per darmi il reel dopo. E qui va bene. Per chi si è connesso ora e dice: dov'è di solito falciatore? Cosa fanno queste due qua? E stiamo sostanzialmente facendo la serata Fils, ci hanno lasciato il comando, stiamo cercando di non farci bannare, io ne ho già sfiorato mezzo ban qualche minuto fa, e sì, stavo già per intercedere in un qui pro quo, Wow. e niente, Alessandro, vedi, non è colpa mia alla esatto. fine, non è colpa mia, è colpa. Se Twitch mi lasciasse fare, sarei la persona col black humor peggiore di questa terra, quindi il ban forse me lo assicurerei anche senza le restrizioni di Twitch. Però, per essere chiari, noi stiamo facendo la serata Fils, abbiamo deciso che ognuna sceglieva un manga, un anime e un videogioco della sua infanzia. Sti occhiali mi fanno male, sì. Molto bene, Non sono nocivi tocco alla più questi salute. capelli, sennò Domenico mi prende in giro, caverna, ogni volta mi tocca i capelli. Anch'io, meno male. Continueremo a farlo solo perché possiamo e domenica no. E quindi, che sia chiaro. E così il ban Vabbè. arriva da Domenico. Grazie, Domenico. Andiamo, passiamo agli anime, su, che E qui. quindi parliamo di anime. Allora, abbiamo parlato adesso di manga, abbiamo parlato di Greyman, abbiamo parlato di Marta. Dopo questo me ne Le vado io, risorse. grazie, Le arrivederci. risorse e se la goliardia qua. E quindi adesso, fanciulli belli, andiamo a parlare di anime. Allora, il mio anime che vi devo presentare, per chi sostanzialmente non è vecchio quanto sono io, ma è comunque lo stesso giovane, perché sennò dopo Max Ciotola ci odia. Dovete sapere che MTV barra il canale 8, adesso, anni e anni fa, era un canale bellissimo. Sì, voi mi direte, oh sì, c'era MTV Anime Night. Sì, ma prima dell'MTV C'era. Anime Night c'era ancora di meglio. Cioè non c'era neanche l'MTV Anime Night, ma davano proprio anime a manetta. È vero. E era bellissimo. Infatti i primi anime, l'avvicinamento a questo mondo, per me è stato proprio tramite questo canale. E li davano le sere, nei sabati era pieno. Era veramente bellissimo, oltre a fare musica meravigliosa. Poi dopo abbiamo deciso di decadere nell'oblio, però MTV all'epoca era meraviglioso. C'è in particolare un... Cos'era il programma figo dei ragazzini americani super ricchi che avevano delle case spettacolari? Sì! Me lo sono Team appena Cribs! ricordato. Team Cribs! No, vabbè, ma io guardavo anche il Jersey Shore su quello, ma questa è un'altra storia. Sì,
Sì. No, ragazzi, cioè, non, Non me invogliava a lo mangiare, invogliava a mangiare a dire io non berrò mai così tanto menzogne, però insomma era veramente molto, menzo. Era veramente molto molto carino. C'erano anche quello, no, tu non so se te lo ricordi, c'era un altro programma, dopo vi giuro che passiamo all'anime, ma questo programma va detto, un programma in cui io avrei fatto carte false per partecipare. Era il Cavolo. programma che si chiama Next. E se mi ricordo bene, in cui c'era la gente che scendeva dal pullman, la tizia che voleva avere un appuntamento, o il tizio che voleva avere un appuntamento, guardava i candidati e diceva next, oppure se gli piaceva, ci usciva. Non me lo ricordo, Martina, ma che cosa? No, adesso lo vado a Ti cercare. Next, giuro, tu parla dell'anime che devi parlare, io sì. condividerò cose a C'era caso. anche quello in cui tu potevi entrare in tre stanze di questi tre sconosciuti mentre loro ti guardavano da un van e decidevi con chi uscire con questi tre o con queste tre sulla base della loro camera, se era tenuta in ordine, sulla base quindi dei tuoi gusti. Non puoi capire le risate che mi sono fatta con quei programmi. Comunque, anche Cringe. questi sono. Sì, anche Mazza, questi sono presi. Madonna mia, ma guarda come erano vestite queste, ma non ci usciremo. No, no, comunque, no, nel No, senso. sì. Vogliamo ricordarlo? Noi stiamo parlando adesso degli anni 90-2000, stiamo parlando di guarda come erano vestite, ma la moda è che adesso molti di voi stanno dicendo: oh, che belli questi pantaloni, andavano anche negli anni 90 e vi odio per questo. Perché se torna di moda la vita bassa è solo colpa vostra e io non la voglio. Quindi, per tornare comunque a noi, è un grosso problema, questo mi batterò per questa causa, ma non qui. Per tornare a noi. E l'anime di cui vi voglio parlare è stato uno dei primissimi anime che io ho visto e l'ho dovuto rivedere, che era un pochino più grande, per capirlo a fondo per quanto fosse per me un'opera d'arte. E quindi adesso vi presento. Allora, qui abbiamo Caterin, 21 anni, che c'è Devi scritto condividere usa lo i schermo. ragazzi, gli amici maschi per far ingelosire i fidanzati. Io Commozione. non ho Ragazzi, basta. erano programmi di alto livello, ma cioè proprio qua su, Quindi qua su. andiamo all'anime della Andiamo a vita. parlare però di Excel Saga. Allora, io spero che qualcuno di voi sia altrettanto uomo di cultura, tanto quanto lo sono io da ricordare questo anime. Da bambina io. Grande Max. Allora, da bambina io non potevo capire quanto fosse geniale Excel Saga. Ma grandi, ma Sì, bravi ragazzi. voi dovete immaginare che credo che gran parte del mio umorismo derivi da questo anime. Cioè, le cose per cui io rido penso siano tuttora delle reminiscenze di questo anime. Esiste anche il manga, dopo farò una piccola precisazione sul manga, ma l'anime è una genialità pura. E Pietro, allora, la storia è: queste due ragazze stanno servendo il palazzo. Il palazzo sostanzialmente è questo personaggio che cerca di conquistare il mondo, ma prima bisogna conquistare la prefettura F della città F di Tokyo, cioè un posto inventato nel Giappone, e loro non riescono a conquistare nemmeno questo. Primo perché Excel, che è la protagonista ed è quella con i capelli biondi, è terribilmente stupida, mentre l'altra ha dei lunghi problemi di malattia per cui ogni volta si sente male e sviene. È tipo Raga, questa è la... Dante. sì, questa raga è la trama. Fra l'altro, l'altra avrebbe anche delle idee geniali cioè, per conquistare, ma non vengono messe in atto perché lei ogni volta sostanzialmente sputa sangue dalla bocca e sviene. E quindi dopo i tre quarti delle volte ce l'ha in terapia intensiva. Il palazzo sarebbe questo personaggio bellissimo che fra l'altro avevano fatto con questo design, con quelle spalle giganti e il mantello. Era una roba che faceva morire. E niente, tu vedi le loro avventure, di cui fra l'altro sono insieme a questo gatto che per loro è un cane, che è sostanzialmente il cibo di conforto nel caso loro stiano per morire di fame se lo mangiano. Tanto che la sigla finale era questo animale, soprannominato Frattaglia, che cantava al microfono con i suoi versi, con tanto di lettrice sotto che ti diceva nella traduzione: non mi mangiare per favore. E c'era anche la musichina tutta triste tutto. E ci sono già queste sono le premesse, ma loro hanno un lungo e grandioso ventaglio di altri personaggi, fra cui, come hanno citato anche nella chat, ce ne sono talmente tanti. I miei preferiti restano Pedro
e la volontà del grande universo. Pedro è un immigrato brasiliano che lavora in Giappone con la sua famiglia, ma la famiglia è in Brasile ed è tutta disegnata con questo sogno etereo così. E è costantemente disperato, piange sempre, a una certa avrà addirittura una tresca con la volontà del grande universo, che è sostanzialmente una galassia con le braccia e le mani da donna, perché hanno lo smalto e parla. E ci sono, tra le altre cose, ci sono anche i Pucciu, che sono questi esserini orsacchiottosi gialli, adorabili, ma se tu li calci diventano brutti. E Non me la vedo, sono... io, ragazzi, ci sono delle robe che sono grandiose per incuriosire ulteriormente tutti. L'ultimo episodio, che io fortunatamente non vidi da bambina, è un episodio che ha anche dei tratti distintamente pornografici e finisce nel modo più assurdo possibile. Perché? Perché il titolo principale è Excel Saga, ma che sia il manga o che sia l'anime, è sempre stato chiamato animazione barra fumetto manga sperimentale. Perché? Perché è tutto fatto a caso, cioè vengono ripresi tutte le parti e i cliché che ci sono nella maggioranza dei generi e delle tipologie di anime manga e vengono messi nel modo più assurdo. Questo viene fatto addirittura prima che ci fosse magari un Gintama o molte altre opere. E i Pucciù comunque sono quelli che vedete lì nello sfondo, ma immaginatevi gialli. E quindi niente, hai una puntata più divertente dell'altra. La sigla era qualcosa di geniale, questo frame qua è preso dalla sigla e tuttora credo che alle volte io me l'ascolti. Non c'è un episodio in cui non facciano addirittura una critica, fra l'altro, culturale e sociale. Guarda Martina, io sto Sì, sì, sì. andando per commettere Quindi. un cosa. Oh no. E no, non martedì, diretta, dopo ci possono incriminare. Quindi, insomma, in tutto questo, ragazzuoli belli, No, vabbè, davvero, ok. E allora io vi dico, poi se volete dopo me lo scrivete nei messaggi così, c'è un episodio in particolare in cui io non smetto di ridere dall'inizio alla fine ed è l'episodio in cui alcuni dei personaggi che sarebbero sostanzialmente i personaggi lavoratori sottopagati vengono convinti a diventare una parodia dei Power Rangers, ma di loro, cioè obbligati. Fra l'altro la puntata inizia come se iniziasse un episodio di Evangelion in cui questo si sveglia e ha statuta che non si può togliere e praticamente loro sono obbligati per tutto il tempo a risolvere dei determinati casi e salvare il mondo e se no la tuta non si toglie, solo che loro dopo iniziano a far rispettare la legge in modo talmente dittatoriale che diventano loro stessi nemici. Ragazzi, è quell'episodio per me è l'episodio che proprio, cioè, io rido dall'inizio alla fine, anche perché, cioè, è di una meraviglia unica. Quindi, nel senso, io spererei che in futuro, magari, non lo so, si sveglia magicamente. Questo comunque è la No, copertina sono del grandi, manga. cioè nel manga veramente ha dei disegni bellissimi. Esatto, fra l'altro nei commenti stanno dicendo io Koshi Rikudo do l'autorizzazione a questa puntata, perché? Perché l'autore molte volte si automema, fra l'altro ci sono degli inizi di puntate in cui l'autore si autodisegna e parla di lui che è stato alla fiera, che è stato a queste cose qua e non ha venduto abbastanza il suo manga, anche perché effettivamente questo manga per l'epoca in cui è uscito, che nessuno era pronto, secondo me, per capire la genialità, ha venduto e non ha venduto troppo, però ragazzi... Cioè, Sì, è che il una manga perla. sia una perla, appunto. Magari qualcuno lo riporta, magari viene Sì, ripescato. Tanto oramai a forza ma io stanno ci facendo un sacco spererei di un sacco. reboot. Sì, no, ma Magari. ragazzi, cioè, questo qui ha veramente segnato. Io tuttora, cioè, prima l'ho detto scherzando, ma è vero, gran parte delle cose che io trovo comiche sono, credo, dovute veramente a questo genere, cioè qua proprio l'assurdità. E come ti mettevano giù le critiche sociali hanno fatto un lavorone, cioè nel senso Sì. è meraviglioso. Quindi, Bene. ragazzuoli belli, questo era il mio Excel Saga. meraviglioso anime, di cui io dopo, fra l'altro, mi andrò probabilmente a riascoltare l'opening perché è necessaria, ragazzi, cioè, non so come facciamo. Non la mettiamo, no, non è il caso che la No, mettiamo. possiamo, possiamo. Ok. No, la mettiamo, Magari ora la dopo la mettiamo. cerco per le storie su Jump Cut. Ok, perfetto.
Bello, Nel... bello. Dicevi? Vai Marta. No, no, No. è È il mio cosa? turno? Eh sì. Ah, Eh ok, che pizza, non mi andava. No, scherzo. Oh no. Allora, dovete sapere, sempre perché stiamo parlando di anime Feels Night, come si chiama sta cosa? Feels Night Live, Feels Night Live. ok? Live. Sempre per quanto riguarda la grande intelligenza che caratterizzava Marta da piccola, tra le tante, e anche adesso, tra le tante cose che voleva fare, appunto, era conoscere tutti i cartoni animati. Quindi quello che facevo era tornare da scuola, accendere la TV e stare dalla mattina fino a che non mi addormentavo davanti alla TV. Tra i vari cartoni, spuntavo questo ogni tanto, ed è il motivo per il quale io adoro i ragni. Ok, se a me piacciono tante ragne è grazie a Una Fire Riders. ragazzi, è così, una presentazione, questo è il motivo per cui adoro i ragni. Iolo. Vabbè, quindi Spider Riders, e Speed il regno degli Invected, Spider Riders C'è vai, scritto questo solo Spider mondo. Riders su questo, però va bene, va bene. Spider-Riders, vai, questo mondo non si spegnerà. Ma non è quello in cui, a proposito, cioè la sigla italiana me lo ricordo che c'era, ma ricordo che c'è una sigla italiana che è fatta nel modo più pozzotto possibile, con la CGI più brutta di state. È quello, Sì, vero? è Porca quello. È miseria. orribile. Io ho provato a Porca fare il miseria. rewatch, come ho provato a fare il rewatch di Zoids, non l'avessi mai fatto. È veramente brutto, veramente brutto. E niente, di che cosa parla? Parla di questo ragazzo che a caso prende. Allora, è preso da dei romanzi questo manga, ok? Questo manga, questo Attenzione. anime. È metà giapponese, metà canadese. Quindi è preso da questo. Sì, non c'ha senso. È preso da questo. Da questi fumetti, diciamo, da questi romanzi. Ma il primo episodio, se tu lo vai a vedere quando sei più grande, dici, ok, non c'ha senso, perché questo ragazzo a caso entra in questo portale nel nulla, nel deserto più assoluto, Lui e era entra, lì. dice la parola magica ed entra nel mondo degli Invected. E iniziano questi combattimenti tra robottoni fatti a forma di ragno. Sesamo. Ma più o meno, aspettate, adesso vi dico la cosa. Ecco, le due parole magiche sono Arachna Power, cioè wow, incredibile. Dai, ma magari si era preparato una vita per arrivare a quel momento e noi lo stiamo smontando. Allora, No. ragazzi, prima che Marta continui, io vorrei portare un attimo, per favore, l'attenzione sul periodo in cui a una certa, se tu non avevi Lealucce come personaggio femminile dietro le spalle con il cosino rosa, non eri nessuno, cioè proprio Esatto. preso per il... Cioè, dai, ci siamo capiti. Esatto. Ma veramente, raga, allora iniziavano questi combattimenti con questi robottoni a forma di ragno, che è un misto tra appunto i classici robottoni che siamo abituati a queste cose. C'è una cosa strana. Vi giuro, ragazzi, che io non mi ricordo la trama di questo cartone. Non ce l'aveva, secondo me, la trama. Ma questi design sono un capolavoro Un di alta moda, capolavoro. cioè ho bisogno. Sì. Sì! Sì, cioè, vi prego, ma poi Come fa a stare lì sopra? che lui si chiamava Hunter Steel, ma che nome è Hunter Steel? Proprio lo amavo Sulla. perché c'erano i ragni. E ovviamente Max mi sta chiedendo, giustamente, Marta, ma qual è la trama di questo manga? Niente, Ragni entra in questo. robottoni combattono sopra la Combattono, gente. esatto, e quindi tutto perché lui ha sto bracciale incredibile che vedete qua, che lo vogliono tutti, questo bracciale, pensano che l'abbia rubato, quando in realtà non è così, e quindi si trova immischiato in cose, però c'ha, cioè ragazzi, c'ha, sembra un ragno anche lui. Ma io ho bisogno di avere la risposta a questo grande dubbio che sto per proporre. Marta, ma ovviamente ce l'avevi la crush per questo qua. Ovvio, raga, Ovvio! stuzzo come niente, la stessa, la suola della mia scarpa ha una personalità più grossa, più grande, presente della sua, ma nonostante questo io lo amavo con la Sì, follia, vabbè, quindi glielo ma dai, ma dico. guardala quella bella fascetta fatta a occhio di ragno, Di come si fa? titanio.
Sì, come fa a non piacere? Raga, vi giuro, non ha una trama questo manga, questo anime, questo romanzo. Poi lei è brutta. Mamma mia, No, raga. no, no, allora, io È non l'ho visto, non orribile. l'ho visto, un vago ricordo della sigla, ma sono certa, guardando sto mezzo frame, che questa era la so tutto io e doveva stressare le scatole. Sì, esatto, era quello. Era stupido. No, Vai, cioè, il e personaggio tu dice andiamo. stupido. Ma la cosa si sì, andava in onda su Italia 1. Italia 1, ragazzi, E all'epoca, nel cioè, ha 2000, comprato. tipo 2006, raga, una roba del genere. Sì, 2008. Ma mi toglie una 2008. curiosità, perché magari nei prossimi appuntamenti, nelle prossime serate parleremo anche di questo. C'è stato il periodo degli anni 2000 in cui praticamente l'animazione, sì, facevano anime come se piovessero, cioè le facevano di tutto, c'è cioè il cartone di latte, anime sul cartone di latte, ma a una certa ti dicevano, vabbè, il cartone di latte dopo diventa un cyborg, torna su nel suo pianeta, vola e se ne va. E c'erano sti finali che non si sapeva niente, dopo un po' no, se non colpiva troppo non venivano più comprati i diritti, robe varie. Quindi avevi ste opere che dicevi, oh wow, figo, fantastico, bellissimo, e magari eri l'unico insieme al regista e poi non li vedevi più. Di questo ci sarà un anime di cui io parlerò, di cui sono terribilmente infuocata ed è ancora qui nel cuore, per cui io ci Ho capito piango, ma qual è? Prova sì, ma spoiler. sicuro. Esatto, e lo vedrete nelle prossime puntate, così siete anche interessati a vederle. E niente, questo qua è andato in onda e ha un finale o a una certa hanno No, no, detto, no, l'hanno fatte tutte le puntate, l'hanno fatte boh. tutte le Ok. puntate e vi sorprenderò dicendovi che a un certo punto la trama è come se diventasse inutile, cioè quel poco di trama che c'è, perché gira tutto intorno a un malinteso. Ok, cioè non era lui che Sì. doveva entrare lì dentro, No, però no, era dentro lui, le non lo parti. so se era lui, Ok. non era lui, non lo voglio sapere, so solamente che si credeva una cosa del mondo degli Invicted, però alla fine non era quello, non, si erano sbagliati tutti, perché non parlano negli anime, non parlano, non dialogano, non si confrontano, e Ma quindi no, era ma qua è lui, questo sempre bello, piccolo. no? Arrivano tutti e fanno sicuro un tenebroso passato. Poi arriva il momento del tenebroso passato e te sei lì. Allora, o ci nicca il personaggio e lo salutiamo allegramente. Guarda caso è Martina, ti piace quel personaggio? Sì, allora ci sta morendo. Oppure, ah, adesso, wow, strappalacrime così. E poi, boh, io ho finito qui la mia avventura, vado a fare altro. Grande, perfetto. Orribile, Se orribile. no, fino a prima non ti dicono nulla. Classico, classicone in autonomia. Allora. Vabbè, Qua quindi questo è c'erano stato altre Spider Riders. Ci immagini. stanno altre immagini? Ok. No, non ci stavano altre immagini, infatti me lo stavo chiedendo. Questo Ok, qui, ragazzi, è variante. stato Spider Riders. Io da piccola lo amavo, mi sembrava il cartone più bello della vita, un capolavoro assoluto di tutti gli anni futuri. Ma penso che principalmente lo amavo perché i robottoni mi ricordavano quelli di Zoids. Milord Però sta. non lo consiglio di recuperare quasi a nessuno, a meno che. Allora, Anche ragazzi, se devo dire che vado. alcuni dicono che è bellissimo, io alzo le mani. Vai, Marti. Ma io ve lo, cioè, allora, prima di tutto apro una parentesi che poi chiudo e continuiamo su questo discorso perché volevo dire una roba. E sono curiosa di sapere anche voi, cioè, il primo manga o anime che vi viene in mente, se uno dovesse dire sui feels, che sarei curiosa, poi così magari vi copiamo il contenuto per le prossime volte, per, insomma, restare al passo coi tempi. E niente, la cosa che poi volevo dire è che questa cosa del faccio l'adattamento, ma magicamente l'opera era molto più bella, perché sicuro quello che mi stai dicendo tu negli scritti poteva apparire meravigliosa, fantastica e unica. E io vi dico, cioè l'abbiamo provata sulla pelle, io ne parlerò magari altre volte, vi potrei dire, esiste un anime di Pandora Hearts. Esisto io che vado a casa del regista, lo sequestro. No, Tipo ci Misery. dissociamo. No, ci dissociamo naturalmente. Tipo Misery non deve morire, però. Quindi, cioè, no, no. E quell'epoca era quello che comunque vi dicevo prima. Prendiamo i diritti, facciamo gli anime su tutto. Wow! E avevi delle robe che per noi, cioè, con gli occhi del Orribile. bambino. Con gli occhi del bambino, però dicevi: cavolo, è la cosa più bella, fantastica, unica, meravigliosa che abbia mai visto. Lo vai a rivedere, stai tipo lì. Ho sbagliato tutto nella vita. Scusa mamma, No. scusa papà. Comunque, quindi.
Ma anche solo per, cioè io e Marta sicuro, ne tireremo fuori un altro. Una sera dobbiamo fare tipo, credo, la serata solo per quello. Va benissimo, ci sto. Comunque, mi dicevano, per i Fils di Death Note, siamo tutti, nel frattempo mica dell'auricolare, siamo tutti figli del MTV Anime Night. Esatto, Eh sì. vabbè, quasi tutti credo. Raga, io ho ancora in mente, che buona parte degli MTV Anime Night, anche a una certa per orari, andavano anche all'ora di cena. E la cosa era: o mangiamo tutti insieme come una famiglia, o io mangio in camera perché devo, non mi posso perdere questo episodio di Nana, fra l'altro. Però io in quel momento lo dovevo seguire, Nana. Quindi, ragazzi, per favore. E Marta, stai calma, respira. Stai bene. Ok. E quindi niente, dopo c'era di solito mio padre che mi chiedeva: ma stai ancora guardando quei cartoni? Sì, devo, Sì, necessità, devo. assolutamente, obbligo. Però mio padre all'epoca si era preso particolarmente con la prima versione che fecero dell'adattamento di Fullmetal Alchemist, che non era Brotherhood, però per me è bellissima anche la prima, tra Ma l'altro. io l'adattamento stranamente. Esatto, opening meraviglioso. E mio padre si era preso, quindi c'erano delle sere che stavano guardando, anche se i tre quarti delle volte era. Ma perché quello lo fa? Perché nelle puntate precedenti, cioè, insomma, gli dovevi un po' spiegare le cose, però era divertente. Beh, insomma, questi sono grandiosi ricordi di infanzia. E Allora, e quindi adesso quindi Marta. no, no, prima c'è una roba da dire. Allora, l'infanzia mia è fatta di PlayStation. Adoro adesso. Parliamo di videogiochi. La mia infanzia è PlayStation e Game Boy. Questi. Ok? Poi adesso gioco qualsiasi console possibile. Dopo siamo passati a oh wow, c'è cioè la console, questo ha vinto l'altro, il computer. Bellissimo. Mia infanzia è Game Boy, PlayStation. Poi è arrivato il Nintendo DS, Nintendox, chissà quanti cani sono morti in quel No, no, videogame. sono ancora vivi i miei. Io ogni tanto lo riaccendo. Per star sicura, per vedere, stanno Sì, ancora perché soffrendo, cavolo, c'ho sì. No! l'asta. No, ma poi mi dispiace perché appunto non hanno. Cioè, non lo so, stanno là con le pulci che muoiono di fame. Però io non ho i soldi per te comprare la roba. Comunque, Ragazzi, perché? ricordatevi, li devi spazzolare un sacco e allora un pochino si puliscono. Sì, ma poi devi fare le gare per vincere soldi, Sì, se no non hai soldi per comprare il esatto. cibo, Oppure quindi. vai. Oddio, faccio Dai, finta. Giulia, li portiamo Non domani, li porto giocare. domani. Sì, anche perché poi andavi a spasso, ti portavano i regali, no, ragazzi, Sì, erano una troppo roba carino. più bella dell'altra. Allora, sì. E dopo questo piccolo, Dopo l'excursus dei Nintendox, che storie brevissimo, facciano su Switch? madò, con la Switch poi i telecomandini, li facevi salta e poi gira, vabbè, no, niente. Comunque, per tornare a noi, parliamo di videogame. Allora, una delle prime console che io ho avuto è stata la PlayStation 2. Tra l'altro, contro ogni stereotipo che possa essere raccontato, i miei genitori me l'hanno regalata senza che neanche io la chiedessi. Cioè, a me arrivò a Natale, come regalo di Natale e compleanno, ed è stata una delle poche volte in cui mi è andato bene il regalo insieme. Quindi, vi giuro, quel giorno boh, penso di non aver guardato più nessuno in faccia come cose così. Fra l'altro c'era mio padre che faceva: no, ma sicuro ci gioco anch'io, Martina, insieme a te, l'ho fatta anche per me, non ci ho mai Ah, giocato. non ci ho mai Non ci ho immaginato. mai giocato, solo io. Però mio padre è stato anche carino perché fra i primi videogiochi mi ha anche regalato quello del Signore degli Anelli, ma questo è un altro discorso. Sì. E cosa succede? Succede che si provano vari giochi. Io all'epoca, fra l'altro, perché come adesso, più che magari andare a giocare con gli altri bambini, preferivo starmene sulle mie, ci giocavo davvero, davvero tantissimo. Non vi dico che è la cosa giusta da fare, però per me andava benissimo. Ma io sono anche figlia dell'epoca dei blockbuster, dei negozi dei blockbuster. Per me il venerdì sera era andare a noleggiare il film, le caramelle Mamma mia. più zozze del mondo, il popcorn cioccolato caramello che era un popcorn unico quando lo tiravi fuori, vabbè. E da Blockbuster si noleggiavano anche i videogiochi. E io di solito facevo tipo le demo noleggiando il videogioco che in quel momento mi interessava e poi magari lo andavo a comprare. E quindi lì
Da Blockbuster io scoprì. No, come? Come mai è Niente. entrato? No, raga, cioè vi siete persi. Io ci passavo le ore da Blockbuster che leggevo le trame dei film che mi potevano interessare, del videogioco. No, ragazzi, è stato un momento bellissimo. Infatti, tuttora mi manca. Cioè, se ci fosse ancora Blockbuster, mi piacerebbe tornarci. E quindi, sì, insomma, va bene. Ma perché vi sto parlando di questo? Perché il videogioco, o meglio, la saga dei videogiochi, e per chi mi conosce, secondo me è abbastanza scontato anche quello che vi sto per dire, o chi vi sto per dire. Che io ho scoperto, li ho scoperti lì, ho fatto fare quasi dei debiti ai miei genitori perché li ho noleggiati in continuazione, poi li ho presi, ma cioè, ero proprio malatissima. E quindi sì, insomma, in questo bellissimo racconto filse nostalgico, come è giusto che sia, perché stasera stiamo parlando di questo, e adesso vi parlo di un videogame, sono tre capitoli, poi vi spiegherò perché e come mai. Per me non esiste il quarto, ci sarebbe anche un quarto capitolo, ma per me non esiste. E quindi parliamo sostanzialmente della trilogia di Sly Cooper. Chissà se io riesco a tornare da Marta. Ok. Allora, la trilogia di Sly Cooper. Sono tre capitoli, abbiamo un quarto. Il quarto, ragazzi, fingiamo che non ci sia. Se volete Esatto. anche mandare una serie di clip a quelli della Sony che, insomma, sì, si vogliono svegliare e riportarli, io. Cioè, mi immolo tranquillamente. E allora, il primo è carino, è uno dei primissimi giochi che sono usciti per la Play 2. È bello perché ha una trama interessante. Qual è la trama? Vedete questi bellissimi animaletti antropomorfi? Loro sono una banda di ladri. Il capo della banda è Sly Cooper. Dopodiché abbiamo il braccio che è Murray e la mente che, se mi ricordo bene, è Franklin, qualcosa del genere. Minchia, da me che io con i nomi sono un macello. Allora, no, no, ma parliamo, cioè, guardate il design cartunesco, spettacolare. È una roba fuori scala, ok? La trama è geniale, cioè, il nostro protagonista finisce in un orfanotrofio perché lui faceva parte di una grandiosa famiglia di ladri che esiste da secoli e secoli, ma hanno sempre avuto un'altra famiglia rivale, o meglio, un altro rivale. Questo rivale ce l'ha sempre avuta con loro e arriva dai genitori di Sly e li uccide con un'altra banda. Okay? Lui si salva, eredita il bastone dei ladri, che è quello che porta in mano, e finisce in un orfanotrofio dove incontra i suoi amici, con cui fa la sua banda di ladri e, una volta cresciuti, decide di vendicare i suoi genitori, no? Nonché tutta la sua famiglia, perché lui è rimasto anche il famigerato Tibius Raconus, che sostanzialmente è il libro dove ci sono tutte le tecniche che i suoi antenati ladri hanno imparato, e sono quelle che tu impari durante il gioco per andare a fare le varie missioni. E il primissimo gioco è molto basilare, cioè nel senso che i livelli sembrano tutti gli stessi, è il livello stealth, c'è cioè il livello sempre carino in alcuni in cui devi fare la gara con il furgone e con Murray, è carino. Non vi dico eccelso, però è carino anche perché un pochino entri e conosci i personaggi. Il secondo capitolo, ragazzi, per me è l'apoteosi. È uno dei capitoli più belli che potessero fare. È il capitolo in cui, fra l'altro, il nemico sconfitto non è stato del tutto sconfitto, perché voi dovete immaginare che questo nemico, che si chiama Clockwork, è una sorta di gufo che per sopravvivere ai suoi nemici ha costantemente cambiato le sue parti animalesche in un corpo di metallo e lui quindi è eterno ed è questa sorta di gufo o falco di metallo, no? E quando loro nel primo capitolo lo distruggono, i pezzi non vanno distrutti e se uno li rimette insieme si riporta in vita. Quindi per evitare che questo succeda cercano di rubarlo, ma un'altra banda ha già rubato i pezzi e quindi loro li devono andare a cercare. E quindi tu vai in diverse parti del mondo, c'è Parigi, c'è l'India, c'è Praga, c'è il Canada, ce ne sono tantissime e tu devi andare a cercare queste parti e che ognuno di questi membri della banda usa in modo diverso per i suoi scopi. Personaggi stracaratterizzati bene. Giochi anche gli altri due personaggi in determinate missioni, c'è addirittura una parte in cui due dei personaggi vengono incarcerati e spetta solo uno andarli a liberare, cioè,
Una parte bellissima che addirittura arrivi a sentire il sentimento, a sentire che la loro mancanza, i ricordi. Meraviglioso. E tu dici: non possono fare meglio di questo, hanno fatto meglio di questo, perché il terzo capitolo, fuori scala. Nel terzo capitolo si allarga la banda, perché loro devono fare l'ultimo grande colpo e hanno bisogno di più gente, non più 3 persone, ma molti di più. Tu devi fare il grande colpo a questo caveau, che è il caveau della famiglia di Sly, ma che già un altro personaggio sta cercando di aprire. Ma per mettere insieme la banda, e anche qua vanno in giro per il mondo e fanno diverse missioni, loro richiamano quelli che sono stati anche dei loro nemici, cioè richiamano un personaggio del secondo, un personaggio del primo, e gli chiedono di unirsi a loro. Cioè, capolavoro. C'è un livello nel 3 in cui tu sei in Olanda a fare la gara di aerei e cioè è pazzesco quello lì, devi imbrogliare perché tutti imbrogliano la gara di aerei. Cioè, nel senso, Figurati. ragazzi, io mi ero chiusa come non mai, credo che non mi dilungo mai così tanto nel fare recensioni o robe, ma per questo, come notate, ho un amore plateale. La cosa più bella, così facciamo commuovere adeguatamente Marta. Per tutti e 3 i capitoli, Sly molto spesso viene inseguito dalla polizia. E nella polizia, l'ispettore di polizia che lo insegue è questa volpe femmina, tale Carmelita Fox, di cui lui in realtà è innamorato. E alla fine, ogni Oh. volta, no, ti giuro, ogni volta ci scherza con lei, cioè hanno questi incontri, queste robe qua. Fra l'altro, nel secondo c'è un capitolo in cui lui si traveste per un ballo di gala in cui c'è anche la Oh mio polizia e lui balla Dio! con lei. È il mio ballo delle debuttanti! Sì, È lui! e lui fra l'altro balla con lei e c'è questo scambio di battute in cui lei fa: ma hai, perché è in maschera, no? Hai una faccia familiare, queste robe qua, così, lavori nella polizia? E lui fa: no, beh, diciamo che la incontro spesso sul lavoro, cioè, te Marta, non puoi che... Bellissimo, ma perché ti sta parlando di questo? Nel terzo capitolo, lui praticamente con la fine riescono ad aprire il caveau, lascia tutti i soldi alla banda e lui finge nell'incidente di essere sostanzialmente morto e decide praticamente di rifarsi la vita con Carmelita. E sulla fine vedi sta cosa. Quindi per me il 3 chiudeva tutto, non c'era da fare un quarto, ma la Sony ha detto: Vabbè, ha famolo. fatto tanto successo, famo pure il 4, no? Sì, beh, chiaro. E quindi il 4 con questo, con questo cartonato di gesso, con questo coso in poliestere, ci presenta un nuovo capitolo in cui lui viaggia nel tempo con parte dell'altra banda. Ora, cosa succede in questi viaggi nel tempo in cui lui incontra la sua famiglia? Ci poteva anche stare, ma mi mantieni lo stile, ma io lo posso anche accettare, ma non accetto che alcuni membri della banda che erano partiti da essere persone più buone del mondo abbiamo detto: boh, bella, grande, divento cattivo. Sono il cattivo principale. No, 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 non esiste. Non esiste, non è, cioè, proprio fatto male, l'ho odiato con tutta me stessa. Però esiste anche, ragazzi, il 4 e quindi me lo sono dovuta assorbire. Questo qua è il gameplay, se mi ricordo, del primo, in cui tu sei contro uno. Sì. E quindi sì, insomma, Ok. questo qui è la trilogia di Sly Cooper. Big fan, io tuttora, se lo dovessi giocare, per me i ricordi sarebbe io che sto su questa poltrona gigante e a casa mia, che è fra l'altro in pelle nera, così, e io che mi metto a giocarlo. Ci ho perso delle ore, tra l'altro c'era anche da trovare vari segreti in giro per le mappe, ogni mappa che facevi. Per l'epoca, se me lo chiedete, potrei averlo platinato, tutti e 3. E quindi sì, mi ha sempre appassionato davvero tantissimo. Che meraviglia, Spererei che prima o bello. poi facciano Qualcuno, figo. per favore, Sony, dai. Grazie, Sony. So che questa live arriverà alla Sony sicuramente. Chiaro, la E stanno già mandando, cioè proprio certo. è stata telefonata, sì. Quindi. Ok. Marta, io comunque volevo dire una cosa. Allora, prima che Marta vi Vai. annunci, voi dovete sapere che io mi aspettavo che quello che avrebbe scelto stasera Marta non era quello che ha scelto, adesso lo vedrete come videogioco, ma era qualche videogioco famigerato, delle merendine, maledizione. E quello è. Sì, ma io mi aspettavo un'altra, cioè nel senso,
per chi non ci ha seguito, noi abbiamo fatto delle live su Twitch. C'è una live su Twitch che verrà ricordata come mai Martina non è stata bannata da Twitch. E in quella live io avevo scaricato sul computer, giocandoci io, facendo la condivisione dello schermo mentre Marta commentava, un gioco, ve ne parleremo prima o poi. Questo gioco era talmente brutto e buggato che quando cercai di fare più livelli, a una certa crashavano. Non ti permetteva di fare l'azione che uno voleva fare. Quindi io mi stavo talmente tanto infastidendo, anche perché quella live ho parlato pochissimo, perché ero talmente concentrata che se qualcuno arrivava a toccarmi saltavo per aria. Abbiamo capito quella sera che non possiamo fare live dove giochiamo, perché non posso fare live dove si gioca. E io ero tipo così, perché non lo sta schivando, ma lo abbiamo finito. Ho battuto la Kinder, grandi. Esatto, Magotti intenso. Prima dopo quella sera, se tra gli improperi che non stavo a denti stretti, che non ho detto, però esatto. Quindi insomma, questo era per darvi un assaggio di come siamo. E niente, aspetta, quindi, sì, piano piano. Mentre Martina, appunto, da piccola non faceva altro che giocare con la PS2, giocare alla Sly Cooper, eccetera. Io purtroppo non ho mai avuto una PS2. L'unica cosa che ho avuto è stata la PSP, che per carità, grande console. Poi caccio via. Quindi abbiamo iniziato con Dissidia, i Monster Hunter, che l'ho fatti. Brava Marco, sì, col cellulare adesso devo guardare Monster Hunter. Mamma mia, ragazzi, ditemi che stai giocando a Monster Hunter Now, io mi sto chiudendo. Comunque, a parte questo, c'erano, come ha detto Martina, i giochi delle merendine. Io l'ho giocati tutti. Dai, Magotti, non ce n'è stato uno. Non ne abbiamo mancato uno. E tra questi c'era, vediamo un po' se riusciamo a condividere, grazie a Dio, il gioco di Monster Allergy. Io sono sicura che molti di voi lo conoscono, Monster Allergy in generale, perché è uno dei fumetti italiani più conosciuti. E soprattutto il cartone animato ha fatto un successo incredibile. Il fumetto. Dopo Marta parliamo anche di quello, sì. Sì. E niente, quindi la Ferrero ha fatto la collaborazione, è uscito questo magnifico gioco per il PC, che da piccola io pensavo fosse il gioco più difficile del mondo. L'ho rigiocato durante la quarantena insieme al mio fratello, finito in 20 minuti. Ah, detto questo... Benvenuta nel club. Esatto. E, ragazzi, è orribile. Nel senso, già da piccola era brutto e mi metteva una paura incredibile, perché metteva ansia, c'è Bombo lì dietro che si perdeva i pezzi, quindi tu devi andare in giro per la casa a cercare i pezzi, ma era tutto buio e c'era questo qui che ti inseguiva. Poi c'era l'altro capitolo, che era quello dei gatti, che tu in tot tempo dovevi trovare tutti questi Sphinx. Capito. Ed era fatto malissimo. Dov'è Michele Mari con gli Sphinx? Voglio sapere se ci ho giocato. Ed era fatto malissimo, mi veniva il mal di mare nel giocarci e non riuscivo mai a trovare tutte le chiavi nel tot tempo che mi diceva, perché era totalmente buggato, e non sono mai riuscita ad arrivare all'ultimo capitolo. L'ultimo capitolo l'ho scoperto 3 anni fa, quando c'è stata la quarantena. E niente, sono tutti fatti così, pixelati, grossi, orribili. No, ma Marta, sembrano un pacco di polistirolo unico che hanno tagliato in avanti, così, no? E eccoli. Esatto. Ma soprattutto, raga, io mi ricordo, per quante volte l'ho giocato, mi ricordo esattamente la canzone della schermata di caricamento, questa qua. E loro che corrono all'infinito. Non puoi sentire delle immagini, l'immagine. Non puoi sentire le immagini, ma no, raga, cioè, veramente, tu c'avevi il tempo, la vita, che poi c'era questo che ti inseguiva di trovare tot pezzi, giravi tutta la casa, per carità, era comunque tanto... per il design e la grafica dell'epoca, per essere un gioco delle merendine, cioè, chapeau, raga, non... chapeau. Ho visto robe molto peggiori, io, quindi... Chapeau. E quindi, da grande fan di Monster Allergy, non potevano giocarlo, quindi Madonna quanto è piccola questa cosa. Comunque questo qui era quell'inquietante di Bombo, ogni volta che spuntava a casa mi faceva prendere colpi. E poi dopo che ci sta? No, c'erano queste tre. Ah, ok, ho trovato solamente queste. Comunque,
Dovevi rigiocarlo, Marta lì sul momento e niente, così. No, più che No, altro, allora, sti giochi così, comunque le merendine lì, a quell'epoca avevano fatto il sistemone perfetto vabbè. per far comprare merendine, cioè, come si fa? Esatto, questo qui, hanno ragione, Clark ha ragione, considerato che di Sì. solito erano cose 2D, punta e Era clicca, scorrimento, era un un miracolo, è miracolo. verissimo. Sì. Però quel capitolo con i gatti è ingiocabile. È ingiocabile, vi giuro. Maledetto capitolo con i gatti. No, più che altro è una cosa, cioè, allora, questo qui secondo me è un'opera di cui noi ci dovremmo vantare come poche Mamma cose. mia, sì, Non Monster Allergy. per le Winx, ok? Monster Esatto. Allergy doveva fare il successo che si meritava. È E geniale. sì, io ho una domanda a proposito proprio per questo che mi gira in testa. Io la storia la conosco così, ma io non mi ricordo, so che è uscito anche poco tempo fa, dovrebbe. Il finale, ci sono loro già adulti, giusto? Perché Sì. comunque, per chi conosce il fumetto barra il cartone, comunque per quel poco, sembrava che le avventure fossero solo loro da piccole. In realtà è proprio un'opera che cresce. Sì. Quindi. Ci sono loro che diventano adulti e diciamo che nelle ultime parti diventa un po' troppo incentrato sul lato sentimentale di loro due, di Elena Patata e Zig. Il E nome, sì, il nome, poverina. best Cioè, name. e quindi sarebbe da rifare un rewatch di Monster Allergy. Madonna, ci Più starebbe, che ci starebbe. altro non ricordo le animazioni come sono, perché ho provato a rifare il rewatch di Antic, mai, perché vanno a scatti, va tutto a Io scatti al comunque non video. avrei voluto, proprio in antiche, io. Due tizi che diventano i protagonisti, non li volevo nemmeno di strisce, avrei preferito gli altri due, però non entrerò nello Lasciamo specifico, non perdere. Vabbè, sarò, lasciamo perdere. cioè, vabbè, va bene così, raga. Tanto Antic non finirà mai perché non ha venduto abbastanza, non ha fatto abbastanza soldi e hanno interrotto la produzione. Quindi ci mettiamo l'anima in pace. Che Solo pizza. gioia, ragazzi, solo gioia. Che pizza. Però niente, questo videogioco insieme a tutti gli altri della Ferrero hanno segnato particolarmente la mia infanzia, ma tantissimo. Ma cioè, sono loro la mia infanzia. Che poi erano per E tutti per computer. sì, erano tutti per Sì. computer e poi ti davano la possibilità. Mi sembra che all'inizio c'erano anche i floppy disk. Sì. Cioè, Stiamo ragazzi. dicendo robe che la gente che magari ci guarda fa cosa sono i Sì. floppy disk. Cioè, i floppy. E poi niente, poi è iniziato a uscire il Blu-ray DVD, quindi dovevo Sì. comprare le merendine giuste. E poi è finito il tutto con quel bellissimo cartone di questi tizi che fanno skateboard sulla sabbia con tutte le cose che a seconda del potere che hanno lasciano o erba o acqua o cose senza senso. E c'era il cammello in quest'ultimo ca cartone e c'era un contenuto speciale di questo cammello che faceva ginnastica. Contenuto Faceva speciale del fare cammello. ginnastica a casa. Diceva, fai così, lasciamo perdere. E io Quindi. comunque quello che ricordo di più delle merendine Ferrero, per assurdo, non lo so perché mi è rimasto in mente, quello è Totò Sapore nella storia della Totò musica. Cioè, Saver è bellissimo. mi è rimasto impresso quello, vabbè, non so. Com'era? Com'era tutta la canzone di Totò Saver? Oddio, non me la ricordo. No, aspetta! Bisogna che dopo la andiamo a No, risentire, raga, non sì. preoccupate, dopo Yam facciamo. Bell, Yam Bell, non mi ricordo. Ok, comunque geniale quel cartone. Poi i Sì, pupazzetti quello che lì ti era davano con le geniale. merendine, che c'era la Ma fra tizia a fuoco. l'altro, una roba, facevano queste edizioni meravigliose, che vabbè, insomma, cose belle. Le merendine prima delle vere e proprie variant delle case editrici avevano fatto Esatto. le edizioni. Come i Allora, Mister Delivery, c'avevo. io non ho più. Porca miseria, coi Pokémon. Mannaggia. Ma te no, no, non lo so. Allora, serata fissa. Ero al supermercato a fare la spesa. E la storia comincia da. Ero al supermercato. Ho trovato qualcosa simile ai Mister Day, cioè l'ho riconosciuto dall'incarto. E non era scritto Mister Day, però erano dei muffin simili a quelli che faceva, fra l'altro faceva il Mister Day. E.
Era però roba tipo di palestra proteica, queste robe qua, quindi ho detto, No! mi state dicendo che la Mr. Day si è data alla palestra, però insomma, questo. Comunque io mi ricordo i giochetti. Allora c'erano i rodeo con le calamite che si avvicinavano e quindi iniziavano a ruotare. Poi abbiamo i magicanti tre elementi che dovevi strofinare per vedere se usciva il fuoco, l'acqua o il legno, perché l'acqua Mamma vince mia, mi il fuoco vengono. brucia il legno vince l'acqua, questo è il gioco, ricordiamocelo. Poi avevamo i rampaclima invece con la lucina che tu premevi e si faceva il raggio di luce. E poi avevamo dopo gli animotosi. Gli animotosi non mi ricordo quello che facevano. Aspettate una. Grazie. Gli animotosi non mi ricordo che facevano, però mi ricordo gli Smile and Go che praticamente tu devi caricare queste macchinette e poi partivano. Va bene. Tante Sì, cose. cioè no, nel senso, vabbè, allora qua dai, dei Mister Day, quei medaglioni di cioccolato si ricorderà chiunque. Allora, ragazzi, io anche a Falla posto di mangiarmi. strike! Che tu facevi così e partivano! Falla strike, scendi in Madonna. campo anche tu, palla strike. Io, ragazzi, voglio un attimo andare su. Datemi 5 secondi, Ci Marti, porti la collezione veramente. completa? Ci porti la No, quella la collezione dovrei completa? trovare, però voglio prendere delle carte, aspettate. Ok, voglio vedere la sorpresa finale delle carte. No, comunque, fra Mister Day, queste robe qua, niente, raga, io le rivorrei oggettivamente quella roba, però va bene. Io, fra l'altro, fra le altre merendine che mi ricordo, tipo per le colazioni, direi i Frollis. Io non so se qualcuno di voi mangiava insieme al latte queste palline Frollis dentro a sta scatola alta, gigante. Ma c'è stato un periodo che erano la cosa più buona di questo universo, e ovviamente anche quelli per. Nei supermercati dove vado io non ci sono più, quindi c'è una discreta tristezza da parte mia, però insomma, questi sono dettagli grandi quanto una casa. E, però sì, insomma, nel caso appunto tra le merendine, cioè, è una fortuna che non siamo tipo, chissà cosa contenevano, morti di roba strana. Marta, ma i Frollis? Madò, ma che cosa mi stai sbloccando? Comunque, Il se... telegiornale, alla mattina con i Frollis e te il latte con tuo padre Allora, che andava a lavoro. ragazzi, dovete sapere che se io non ho la cellulite è un miracolo, perché con tutte le merendine che Era mangiavo quello che da piccola... stavo dicendo. Cioè, guardate che cosa ho io. Sì, erano quelle dei Pokémon. No, sono quelle della No, no, Kinder. leggevo nel. Scusa, Ah, stavo leggendo nei ok. commenti. Sono le carte da gioco della Nutella. Per farvi capire, qui Prima dei abbiamo. bicchieri il nome. Io per quante merendine mi mangiavo, ragazzi. Cioè, prendevo pure i premi che la raccolta punti. Vabbè. Troppi zuccheri. Sì, ma tanto adesso figurati Ma quanto tanto c'è adesso più. sono usciti i biscotti al gusto Kinder, Ovetto, Sì, quindi Kinderotti, Kinderini, sono già Kinderazzi. andati a ruba nel supermercato dove vado io, quindi sono un No! po' triste. No, Madonna, i miei Kinderotti. no, non so come funzionano queste carte, vi giuro, non lo so. C'è un piatto di Spaghetti, pasta. Cos'è soldi, un mamma mia. Monopoli italiano? Non lo so, è un nuovo gioco divertente di carte, boh, non ci ho mai giocato, non ho più pallida idea. Comunque sì, devo ritrovare Vabbè. tutti i giochetti della Ferrero in qualche modo, ci facciamo una live poi. Che bello, assolutamente. Se giochi per la squadra, sì, vedrai che vincerai. Insieme, la palla in gioco. Niente, perfetto. Dopo palla strike e Pokémon, ragazzi, direi che abbiamo Stato bello. parlato un botto. Mamma mia. Oh, pensate, cioè, non facevamo live da una vita, ragazzi. Vabbè, Sì, esatto, da specifichiamo questa cosa. quando? Saranno almeno 5 mesi che non facciamo live? Forse un anno. No, no, non è vero. Facevamo No, no. 5-6 mesi. 5-6 mesi non 5-6 la mesi che non facciamo. facciamo live. Però adesso ci trovate fissi una volta a settimana, cioè ogni martedì qua? O Non ho una... capito se dobbiamo fare Ogni settimana, ogni Due mese. volte al mese, due volte al mese, queste robe qua. Ci Ok. metteremo d'accordo, avrete presto i nostri aggiornamenti. Esatto. Comunque. Niente, raga, è stata una bellissima, un bellissimo excursus verso la nostra, anzi, tornando indietro nella nostra infanzia. Un viaggio nei ricordi, E sul andrà viale. sempre più in fondo, perché qui abbiamo cartoni, fumetti, giochi che
Ne abbiamo di... Ragazzi, una volta parleremo anche del meme che è andato di moda per un mese almeno. O Paperino, Operazione Papero, non vi preoccupate, mamma che ve lo tiro mia, fuori. mamma mia, mamma mia. Quindi. Comunque, ci potete trovare, raga, su Instagram, Jobcult, così scritto così, così, Come lo legge? Non è il nostro cognome, sembra, ma. esatto. Per ora solamente su Instagram. Poi Martina ha aperto un canale YouTube in cui in cui Me ne vergogno fa dai, terribilmente. parla te, roba tua, io non c'entro niente. Allora, no, vabbè, niente, per chi ci conosce su Instagram, alle volte io facevo i reel dove spiegavo i collegamenti fra arte e gli anime e manga, quindi trovavo tutte le reference appunto all'interno di anime e manga. Ma visto che oggi i reel o sono stupidi o metti la canzoncina giusta, perché per il resto, se no, se li guardano in pochi, ho detto facciamo che non affosso le visualizzazioni del canale. E quindi li sto caricando adesso sul mio canale su YouTube, in che si chiama come mi chiamo io su Instagram, nel modo più stupido possibile, da brava fan di Harry Potter, cioè Martilla mai contenta. E questa cosa per me è terribilmente un po' imbarazzante, però nel senso lo faccio e va bene. Grazie. E poi per chi è di Napoli e dintorni, Campania, vi diciamo Vero. che il 14 ottobre siamo all'Arcanum Frumenteria a Pomigliano d'Arco Se non siamo troppo per piene dal pranzo. l'esatto, È un che punto ovviamente focale questo della giornata che va assolutamente messo e precisato. in cui appunto parleremo proprio dalla fumetteria, faremo proprio un evento di Urasawa e Mashima in vista di Lucca, quindi ci divertiremo insieme presso questa fumetteria e avremo modo anche di interagire per chi c'è, per chi ci vuole raggiungere. Comunque a noi fa sempre piacere Sì. parlare con Stavamo ragionando al di se c'è fuori. abbastanza gente di buttarci nella folla e farci trasportare fino all'uscita, tipo proprio grande concerto rock, ma questo è un sogno che ho nella lista delle cose da fare prima o poi, però insomma va bene. E sono Niente, io ovviamente ironica. adesso farei partire la ending Dai, se Marta, non vai con sta faccio ending. esplodere. Niente, credo di no. Grazie a tutti Vai. per averci seguito, per Grazie, averci ragazzi. ascoltato. Ci vediamo, tanto oramai siamo fisse qua. Ci vediamo la Grazie Anime prossima. Esatto, Click per lo spazio. Grazie davvero. grazie. E niente, alla prossima, raga. Buonanotte. Alla prossima, Ciao ragazzi. Ciao ciao. ciao. Ciao ciao.